passiamo subito al nostro quinto speaker. Vorrei introdurlo anche con un ringraziamento per la disponibilità all'ultimo, perché ci sarebbe dovuto essere l'onorevole Ignazio Marino, che però per impegni istituzionali non è potuto venire. Abbiamo qui Giovanni Battista Grassi. Grazie. Grazie. Faccio giusto una piccola intro. Primario direttore del Dipartimento di Oncologico e primario della Chirurgia Generale Oncologica dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma, ha eseguito più di 25.000 interventi, ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali, è autore di oltre 250 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, in cui siede anche nel board. Bene, prego. Grazie. E innanzitutto un grazie ad Achico per l'invito. Quando mi aveva detto di venire, io ho pensato, ma adesso di che gli racconti? Io parlo di cose brutte, questi sono tutti giovani. Quindi... E poi invece mi sono reso conto che uno degli aspetti più importanti per noi chirurghi, soprattutto i medici in genere, ma i chirurghi in particolare, è il nuovo rapporto oggi col paziente, con i suoi familiari nell'era di internet. È cambiato tutto. Ora, queste considerazioni mi sono scaturite soprattutto perché negli ultimi 15 giorni, nello stesso giorno, ho visitato due pazienti che sono due punte estreme. La prima è venuta una mia vecchia paziente, ormai c'ha più di 85 anni, a accompagnare la figlia, e questa mia vecchia paziente io l'avevo operata addirittura nel 1975 per un grosso tumore della mammella, con gli interventi che facevamo allora, devastante, quindi lei era stata praticamente devastata. E lei viveva e vive tranquilla, non sa neanche come si fa ad accendere un computer, e ancora consapevole del fatto che tutto questo sfascio gli è stato fatto perché lei aveva un'infiammazione al seno. Dopo qualche giorno un altro signore viene da me, mi fa con un tumore al pancreas, mi fa parlare, io gli spiego, allora facciamo questo, facciamo quest'altro, poi dobbiamo fare l'intervento, poi facciamo questo. Lui mi fa parlare per 7-8 minuti, alla fine mi fa, ma professore, è inutile, lei mi dice tutte queste belle cose, ma io so che col mio tumore del pancreas la sopravvivenza a 5 anni è praticamente zero. Ecco, questi due estremi mi hanno fatto ragionare parecchio, e siccome oggi le malattie oncologiche, vedete, sono ancora la seconda causa di morte in Italia, abbiamo un 30% ancora di mortalità dopo le malattie cardiovascolari, ogni giorno si diagnosticano in Italia 1.000 nuovi casi di tumore, il che significa che nel corso della vita una persona su due, e un uomo su due e una donna su tre si ammalerà di cancro. Ovviamente questa incidenza è in aumento in valore assoluto, perché? Perché tanto più aumenta l'età, tanto più le possibilità che ci si possa ammalire di cancro aumentano. Poi c'è il discorso della diagnosi precoce, che sicuramente aiuta moltissimo a scoprire oggi in una fase precocissima delle forme che invece una volta si scorgevano quando la malattia era molto avanzata. Vedete le percentuali, vi segnalo soltanto che il tumore del polmone negli ultimi anni, nei paesi nord europei e in Italia, è in aumento nelle donne rispetto agli uomini, perché le donne rispetto agli uomini nell'ultimo decennio hanno cominciato a fumare di più rispetto agli uomini. E la mortalità, dicevo, è in riduzione, naturalmente non la possiamo dire in assoluto, perché fatalmente l'invecchiamento ci nasconde quello che è realmente il dato. La sopravvivenza è nettamente in aumento, vedete come a 5 anni il 55% degli uomini e il 73% delle donne sopravvivono, questo grazie a che cosa? Sia grazie a una diagnosi precoce, sia grazie a un approccio terapeutico oggi molto più ragionato. I fattori di rischio non ci sto qui a sottolinearli, l'età, l'alimentazione, educhiamo i nostri bambini fin da piccoli, il fumo, l'ambiente, le abitudini di vita, il sole. E la prevenzione è importante, controlli sistematici, cercare di individuare il tumore allo stadio iniziale o addirittura cercare di evidenziare dei precursori del tumore, un ottimale utilizzo delle risorse che abbiamo oggi, dando un'occhiata naturalmente anche ai costi, sia dal punto di vista professionale che tecnologico, e soprattutto una cosa su cui io tengo moltissimo è l'approccio multidisciplinare. È vero che oggi il paziente che ha un tumore si rivolge subito dal chirurgo perché vede il chirurgo come la persona che gli può estirpare dal corpo questa cosa malsana, però oggi non è più così.
L'approccio multidisciplinare è importante, il chirurgo si deve confrontare con l'oncologo medico, col radioterapista, col patologo e tutti insieme decidere qual è la strategia migliore per quel tipo di tumore e non sempre questa strategia è inizialmente una strategia chirurgica. Ma a questo punto voi mi dite, ma sì, ma tutte queste cose noi le sappiamo, andiamo a vedere su internet e arriviamo al punto. È vero, andiamo a vedere su internet, quindi tutte queste informazioni che io vi ho dato, basta che voi andate su internet e ve le trovate. E allora veniamo a quella che è invece la nostra giornata, come trascorriamo noi la nostra giornata, come il chirurgo oncologo trascorre la sua giornata. Io praticamente ormai da tantissimi anni, faccio il chirurgo da più di 40 anni e di quegli interventi che ho fatto, come diceva prima, più di 25.000, la stragrande maggioranza sono pazienti con cancro e quindi passo la mia giornata a parlare e a operare con pazienti che hanno il cancro, con i parenti dei pazienti che hanno il cancro, con i familiari dei pazienti che hanno il cancro, a cercare di fare le cose nella maniera migliore possibile. Oggi, nell'epoca di internet. E allora cosa succede? Io la mia giornata, la mattina vado nel mio ospedale, faccio una visita la mattina molto presto e mi soffermo a vedere tutti gli ammalati, in particolare con quelli che ho operato il giorno prima, che finalmente sono un po' meno rimbambiti dall'anestesia e quindi ci posso parlare chiaramente. E mi chiedono, ma allora quanti linfonodi ha levato? Ma perché su internet io ho letto che si poteva fare così invece che così? E questo è il primo passo della giornata. Dopodiché mi immergo in camera operatoria e in camera operatoria oggi non è più come una volta dove abbiamo dei casi ben selezionati, dove dicevamo al paziente si fa questo e lui tranquillamente ascoltava tutto quello che dicevamo. Oggi dobbiamo fatalmente confrontarci con delle situazioni differenti, con pazienti molto anziani, con patologie particolarmente delicate. Pensate che oggi con tutti questi farmaci oncologici che ci stanno, pazienti, e io mi riallaccio un momento a quella splendida relazione che ha fatto prima la dottoressa Baiocchi, l'ha fatta con un profilo basso, devo dire, ma quello che sta facendo lei è una cosa straordinaria perché è il nostro futuro nel campo medico. Chiudo la parentesi. E quindi noi in camera operatoria ci rafforziamo con tutto, fatalmente ci dobbiamo raccordare con tutti questi aspetti. Il paziente che fa tante terapie oncologiche, il paziente che fino a qualche anno fa era considerato perso, oggi invece è un paziente che a un certo punto l'oncologo con le sue terapie ci consegna a noi chirurghi al tavolo operatorio e questo ci crea naturalmente notevoli difficoltà tecniche, notevoli difficoltà interpretative. I familiari si aspettano chissà che cosa da questo. Quello che si legge su internet, e noi lo sappiamo nel campo medico, spessissimo non è assolutamente vero perché non è assolutamente fatto da gente esperta nel campo ed ecco quindi che l'informazione spesso è distorta. Io vedo tantissimi pazienti che vengono a me e mi dicono professore, tanto con due buchini qua facciamo tutto, no, poi io la sera me ne vado a casa. Ma non è la questione dei due buchini. I due buchini te lo dice l'informazione distorta, te lo dice il medico che vuole catturare il paziente. Ma i due buchini presuppongono un intervento come si faceva una volta, con tutti i rischi, anzi con più rischi di quelli di una volta. E quindi il tempo operatorio diventa un tempo importante, un tempo sofferto, un tempo in cui ci si chiede ma avrò fatto bene, non avrò fatto bene. È un tempo in cui non ci stanno più delle linee guida ben precise, ma spesso bisogna cercare di adattare noi stessi alla patologia, all'età del paziente, in maniera molto importante. E poi finisce la seduta, esci dalla camera operatoria, si apre la porta della camera operatoria e tu trovi subito il nucleo di familiari che ti circonda in silenzio assoluto con una sola parola e allora devi dare spiegazioni e allora spesso ti senti in colpa perché non hai potuto fare quello che pensavi di poter fare e il parente ti chiede ma come? Ho letto che l'attacco che aveva fatto la PET diceva così e invece adesso è così. Purtroppo è così perché questa è la realtà con cui noi ci confrontiamo tutti i giorni, fatalmente. E spesso non è facile dire a una moglie, a un figlio, a una madre la realtà dura che noi troviamo al tavolo operatorio. Bisogna cercare di trovare le parole giuste, cercando però di dare un'informazione al contempo corretta. E questo quindi è un altro aspetto importante. Poi finisce la seduta operatoria, finisce le lunghe sedute operatorie con malati sempre, ripeto, sempre più complessi e nel pomeriggio vediamo nell'ambulatorio
tanti pazienti che hanno patologie spesso particolarmente complesse, pazienti che ti chiedono di farmaci innovativi, di farmaci nuovi, ti chiedono che cosa succede, ma se io posso andare a Cuba a cercare il veleno, forse mi ha detto la figlia della portiera, ho letto su internet che c'è una sostanza particolare che nel caso di mio padre potrebbe aiutarci a risolvere la situazione. E non è facile potersi confrontare con tutte queste domande, non è facile poter dire di fronte a tre figli di un padre che mi hanno accompagnato l'altro ieri, padre che ha un tumore devastante ormai avanzato, non è facile poter dire dobbiamo alzare le mani, siamo sconfitti. E allora ecco che il familiare si attacca a tutto, ma si attacca a tutto anche perché su internet ha letto di tutto e c'è di tutto. E noi siamo spiazzati e spesso diventa molto difficile cercare di capire qual è la soluzione migliore, qual è la strada migliore, soprattutto nei confronti delle persone anziane che oggi spesso e volentieri si ammalano, come dicevamo prima, di tumore e in cui non sempre l'aggressività chirurgica paga. Ecco allora che dobbiamo cercare di mettere su un piatto della bilancia da una parte la qualità di vita, dall'altra parte la malattia oncologica e scegliere per il meglio, ma scegliere per il meglio non è sempre così facile, perché è una scelta che alla fine fa il medico, fa il chirurgo insieme ai familiari del paziente, il quale paziente non è in grado di capire spesso qual è la reale situazione della sua patologia. E allora ecco che in noi c'è sempre un conflitto importante e io cerco sempre di dire a me stesso di fare agli altri quello che vorrei fosse fatto a me nella stessa condizione. Questo indipendentemente dai consensi informati che facciamo parlare, che facciamo firmare, dalle linee guida, però credo che questo sia un momento importante, soprattutto oggi che il colloquio con i pazienti, con i familiari del paziente è sicuramente alterato dalle conoscenze distorte che la maggior parte delle persone hanno andando a girovagare su internet dove, ripeto, spesso l'informazione medica non è controllata. A questo punto capite come il rapporto con i familiari, il rapporto con i pazienti oncologici alla fine diventa duro e alla fine della giornata si ripensa in continuazione, ma se, ma forse, ma chissà. Poi fortunatamente i pensieri piano piano si dissolvono, ma con difficoltà, devo dire. Poi per fortuna c'è la famiglia, c'è la Roma che perde pure e quindi ci assorbe un po' pure meglio nei nostri pensieri. Gli scenari futuri sono straordinari oggi nel campo oncologico. La dottoressa prima ha parlato di tante cose bellissime, soprattutto arriveremo alle terapie, molto probabilmente alle terapie personalizzate, terapie che faranno in maniera che ogni paziente avrà realmente la terapia giusta, la terapia ben selezionata per quel determinato tipo di patologia. E io voglio concludere facendomi vedere due diapositive che non vi dovete impressionare, però ve le faccio vedere proprio per far capire come la chirurgia ha fatto passi da gigante. Questa prima fotografia vi fa vedere a sinistra una donna operata per tumore della mammella negli anni non più di 30 anni fa, quindi non è una fotografia dei primordi, è una fotografia importante. La fotografia di destra vi fa vedere un'altra donna operata dello stesso identico tipo di tumore aggressivo della mammella oggi. Questi sono i due risultati. E ancora, sempre per esempio nel campo della mammella, qui vedete una donna che entra in ospedale con un tumore della mammella in questo seno, col seno disceso, e ne esce con una ricostruzione mammare, quindi non solo ne riesce senza il suo tumore, ma anche con un risultato estetico sicuramente nettamente migliore. E questo, credetemi, che oggi ha sicuramente un aspetto importantissimo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora Chico per la cosa. Grazie. Allora, adesso prepariamo, dobbiamo fare una chiamata, sì, facciamo una chiamata al prossimo speaker.
penso sia anche difficile non svelare chi è, se ce lo vuoi presentare tu. Beh, ce lo vediamo se lo adesso riconosco. Lo sentiamo subito al telefono. Se ci rispondono è il 10 giugno, mi hai detto? 10 giugno. È un attore molto conosciuto, comico, romano. Pronto? Pronto Carlo? Ciao, buonasera. Ciao Dita, come stai? Carlo, ti hanno riconosciuto subito, non avevamo detto che eri te, ma hai appena detto buonasera. Ciao, sono Dita. Grazie a tutti, sono molto carini e affettuosi, ringraziati moltissimo. Senti Carlo, io gli ho parlato di cose brutte, tu devi venire qui il 10 giugno a parlargli di cose belle, ti aspettano tutti, va bene? Per forza, perché devo fare un po' da contrappeso, chissà che gli hai parlato lo sai. Di cose tragiche. Va bene, allora ti aspettiamo, grazie Carlo. Allora il 10 giugno me lo segno. Sì, segnatelo, mi raccomando. Ciao. Va bene, Pizza. Saluto a tutti quanti, un abbraccio. Ciao. Quindi ci verrà a trovare il 10 giugno Carlo Verdone, che ringraziamo ancora Giovanni Battista.